Eugenio Vendramme, vogliamo dare un po' di informazioni utili anche ai cittadini, a coloro che arriveranno da fuori per muoversi in questa città in questi 3 giorni? Sicuramente noi non possiamo che consigliare ardentemente i mezzi pubblici. Lo ricordo a tutti, sono stati potenziati in maniera eccellente i servizi sia di bus navetta, quindi sul territorio dell'Aquila, ma anche tutti i servizi di pullman e di mobilità, diciamo, stracittadina per quanto riguarda tutte le altre reti che appunto riguardano la mobilità. In particolare ricordo che anche le Ferrovie dello Stato ha messo appunto dei nuovi treni speciali per poter portare appunto più gente all'Aquila, quindi tutti coloro che volevano partecipare. Questa è una festa, quindi non avere paura di venire all'Aquila, è tutto molto bello, tutto molto tranquillo, sicuro e partecipato. Dove ci si potrà fermare e poi organizzarsi per raggiungere i luoghi della adunata? Domenica sarà la fase più cruciale, che sarebbe il caso che coloro i quali arrivano da est si fermassero nella zona di Bazzano, dove sono state previste delle aree di sosta e poi dei bus navetta che da Bazzano portano verso la città. E così anche per quanto riguarda chi viene da ovest, la zona di Pile si può raggiungere abbastanza comodamente. Comunque diciamo che la città da questo punto di vista è sempre fruibile. Il centro coordinamento adunata che è stato istituito presso la regione ha previsto appunto un numero unico gestito dall'ANA e dal Comune dell'Aquila, lo ricordo è 0862 31 11 87. Sul sito del Comune troviamo tutte le altre informazioni e c'è un link, proprio un banner sul lato destro della pagina dell'home page che porta alla adunata nazionale alpine, dove ci sono tutte le informazioni.